tranquillo. Tra tre giorni andate sulla mia bacheca, tra tre giorni. Abbiate pazienza di però tre giorni. Però un cortesia, informatevi bene. E poi però e Floris deve chiedere scusa. Informate bene. Però ciao. Voi mi avete detto, io ho parlato ciao, con Crimi. No? Crimi mi ha detto. Ah, ex. Ciao. Crimi mi ha detto. Ma io non ce l'ho con te, per l'amor di Dio. No, però quando quando tu fai a dire questo, scusami. La diaria è quel che tu spendi stando a Roma. Io sono di Roma, quindi non ho delle spese che avrà una persona, magari io sono single, di con tre figli e che viene da Trapani, quindi magari giustamente si prende una casa che magari non ho bisogno di questo alloggio. Per cui dire e comunicare come ha fatto Ballarò, questo è quello che perderanno tutti i deputati, è un'informazione falsa e anche tendenziosa. Questa è la logica. A me entreranno 18.000 euro e io ne restituisco lo Stato 13.000. Il mio perché io sono di Roma, per cui non ho delle spese che ha un'altra persona, chiaramente. Il buon senso. E anziché l'informazione pubblica, anziché dire 160 deputati rinunciano a questo e restituiscono Stato questo, hanno fatto passare l'idea che i deputati in pratica, i deputati 5 Stelle prendono come gli altri. No, però cioè, veramente c'è da dire, però, è brutto, però c'è da dire che ufficialmente. È brutto. No, c'è da dire ufficialmente però voi avete detto, cioè questo è proprio scritto dallo statuto, che rinunciavate alla metà dei 5.000 euro e quindi ve ne toccavano 2.500 e per il resto. Più? Facciamo no, informazione no, che aspetta, più e non dovevate rinunciare. Però anche l'assegno di fine mandato perché non lo dici? Esatto, anche quello perché l'assegno di fine mandato. Quello l'assegno di fine mandato è un altro discorso. No, però non è un altro discorso. Non è un altro. Come sono quello soldi, che incassate ogni mese, sì. Voi avete detto dal vostro come, statuto, quello che voi avete firmato. Che mi avete preso un pezzettino. Occhio che se dici che un'altra cosa fai, te lo dico, fai una brutta figura giornalistica. Ho detto, voi avete detto che da statuto tutto quello che avete firmato era che rinunciavate alla metà dei 5.000 euro. Come la metà dei 10? No, più anche l'assegno che mi mandato, c'è scritto da statuto. No, l'assegno è più l'assegno per me. Te lo devi dire. Ti parlo mese per mese. Mese per mese. Adesso a fine mandato, scusami. Ma non lo parliamo per 5 anni. Però scusate ragazzi. Ogni mese io ti sto parlando. Ma informati cazzarola, è una cosa fondamentale. Ma da dove viene l'assegno di fine mandato? Da dove vengono questi soldi? Ma ragionaci. Vengono presi dall'indennità. Ascoltami un attimo. Vengono presi dall'indennità i soldi dell'assegno di fine mandato, quindi da quei 10.400 euro, e vengono messi in un fondo. Questo fondo, che a termine della legislatura sono decine di migliaia di euro, anche questo rinunciamo. E quando al termine di questa legislatura durerà un anno, due anni, cinque anni, tre anni, non lo sappiamo, tutti i deputati del Movimento 5 Stelle e senatori rinunceranno a quel fondo. Anche questo, l'informazione corretta va detto. No, scusami, dire? Però va bene, questa cosa è finita, però io dico... Non va bene così, devo dirsi dire, complimenti che voi date l'assegno fine mandato. Questa è l'informazione corretta. Ma no, non c'è tanto da applaudire, ma cosa c'è da applaudire? Nel senso, io ti dico, che è la prima volta nella storia d'Italia che qualcuno restituisce qualcosa ai cittadini invece di... Allora se voi volete parlare, io parlo una cosa, voi ne parlate di un'altra. Forse, io sto dicendo, no, parliamo tutti da tutto. Allora, dobbiamo noi stiamo ascoltando. Per no, però no, ragazzi, la Rossi è davvero comportato male su questa questione. Allora, vogliamo fare un... quello che voglio dire. Allora, io ho parlato con Crimi, ho fatto questo servizio con lui davanti, no? Per cui voglio dire, io ripercorro questo percorso che ho fatto con Crimi e ti dico, allora, voi avete detto che rinunciavate alla metà di 5.000 euro e che quindi intascavate invece che 5.000 più l'assegno che mi ha dato, dillo. E più rinunciavate all'assegno di fine. Grazie, ora l'informazione è corretta. Dopodiché tutto il resto dei rimborsi, 3.500 euro di diaria, 3.800 euro per i collaboratori, e dovete rendicontare. Sì. Poi a un certo punto è invece subentrato un altro momento, no? In cui si diceva i 3.500 euro non bastano, no? E li potete tenere. Quale momento? Quel documento è sempre stato detto. Quale momento? Sempre stato detto. Il codice di comportamento è sempre lo stesso. Momento. Quel codice è sempre lo stesso, ribadiamo, ma questo i cittadini lo sanno tutti e sono soddisfatti. No, innanzitutto ma questa stessa attenzione. No! Siete meritevoli. No. Per fare grazie, quindi siamo meritevoli. Meritevoli. Ottimo, quindi questa è passata, va bene. Va bene. E la stessa attenzione va fatta, come sempre, a tutti gli altri deputati. Perché questo è importante, che questa stessa intervista sacrosanta che tu fai, che sei giornalista, io ti rispetto, così anche puntigliosa come tu devi essere, va fatta con tutti gli altri deputati. Hanno parlato di tagli, di costi della politica. Sulla diaria,
c'è anche da dire che anche molti altri partiti, come per esempio SEL e PD, una parte del loro introito, cioè di 5.000 euro, lo destinavano al partito. Ma perché non gli bastano i rimborsi elettorali a loro? Ma poi perché facciamo? Poi sei sicura che succede ancora questo? Hai fatto un'inchiesta? Anche se succede, il partito è una cosa. Sembra di sì. Scusami, ma il partito. Tu hai le prove concrete che i deputati di SEL del Partito Democratico rinunciano a questa parte e la danno al partito? Me le porti? Perché dovrei pensare che quello che dicono loro non è meno valido? Perché io ti noi ti pubblichiamo quello che pubblichiamo, loro tira fuori, però giustamente al tuo lavoro da giornalista, tu stai andando in giro dai deputati del PD dicendo è vero che state dando queste partite? Non l'ho mai visto questo servizio a Ballarò. Non l'ho mai visto. Sempre hanno fatto così, questa non è una cosa. Quindi loro la metà, io ricordo che all'epoca il Partito Comunista faceva questo. Comunista, anche il PD, anche adesso. Addirittura c'è un senatore di SEL che mi ha detto che lui dà 3.500 euro. Ok. Quindi poi voglio dire, è al buon cuore. Degli esempi virtuosi, ancora di più virtuosi, ci sono dappertutto, nessuno mette in Può essere pure uno del 5 Stelle. Allora, per concludere questo discorso della Diari, che davvero, cioè, non si parla della legge anticorruzione e conflitti di interessi, ma parliamo di queste, questo è veramente grave in Italia. Cioè non si parla del fatto che il PD e il PDL abbiano inciuciato e non fanno una legge sul conflitto di interessi dopo che sono 20 anni la chiediamo, ma si viene a fare il conto a me che io già rinuncio a 2500 euro. Siamo una follia. Ma dato che siamo alla follia, proseguiamo su questa strada. Personalmente, io essendo di Roma, io ti posso dire personalmente, noi rendiconteremo le nostre spese. Io e Carla, che siamo di Roma, non abbiamo il buon senso, non abbiamo delle spese che hanno delle altre persone. Ci sono deputati del 5 Stelle, tra cui ragazzi di Genova, Matteo, loro, che hanno preso un appartamento in tre e pagano 500 euro di affitto a testa, nonostante lo Stato gli dia 3.000 e passa euro di diare. Questo lo fanno per restituire i quattrini allo Stato. Questi esempi sono favolosi. Alessandro, io per Campanella ha detto lui non ce la fa. E lui non c'è, perché evidentemente ha dei figli, ha delle altre spese, magari c'ha un mutuo a casa da pagare. È evidente che ogni situazione sia buon senso. Io sono single, ho 34 anni. Mettere a confronto. Beh, ultimamente lo vedo poco. Non mi manca. Se non lo vedi, non ti manca, quello è un problema tuo, però non puoi. Allora mi mandi il video. No, però questa frase che tu non fai il tuo lavoro, io non mi sono reso e ti ho detto. No, che io non faccio il mio lavoro. Ho detto che la sei andata a fare. Ammetti che non c'è la stessa, tra virgolette, anche positiva, perché però per me è morbosità. Fammi finire la domanda. Ammetti che non c'è questa stessa morbosità con il PDL che c'è con noi. Dimmi sì. Perché se dici. Non è che non c'è la stessa morbosità, è che poi quando uno. Sì, non c'è. Ci dovrebbe essere o no? Perché non c'è, probabilmente. Perché noi siamo più bravi. Perché quando uno parte da un dire faccio così. Posso rilasciare? Posso dire? Io sono deputato, posso dire anche io come faccio? Perché lo state, insomma. Però non è per quello che mi riguarda, lo dichiaro apertamente, rendiconterò tutto, anche fino all'ultimo spicciolo. Prenderò 5.000 euro lordi con il calcolo ovviamente fiscale poi da netizzare. Rinuncerò all'assegno di fine mandato come da firma al codice di comportamento e rendiconterò tutte le spese sostenute che probabilmente saranno assai inferiori ma di molto inferiori rispetto a quanto percepiscono i parlamentari, anche perché io ho preso autobus, adesso sono in bicicletta, non ho fatto cene fuori perché non mangio più di tanto, non bevo quasi, quindi proprio veramente, quindi spese minimale rendicontate un attimo, no, rendicontate fino all'ultimo spicciolo e quindi il resto lo restituirò come ho sempre detto e come farò in linea con quanto firmato dal codice di comportamento. Ciò detto, mi aspetto che, poiché gli altri parlano di tagli ai costi della politica, facciano tutti e 1630 deputati e 315 senatori facciano lo stesso ragionamento che faccio io adesso. Se fanno questo hanno un grande gesto nei confronti del loro elettorato, come lo faccio io stesso. Un mese e mezzo, allora ragazzi vi dico così ne approfitto e poi corro, dobbiamo andare a lavorare. Allora, mi è arrivato lo stipendio anche a Carla, 7.700 euro di indennità, un mese e mezzo, perché ci pagano dal 15 marzo, quindi 16 trentesimi di marzo più tutto il mese di aprile, per questo ti dico queste cifre, più 11.000 e passa di diarie e compagnia bella.
Quindi mi sono entrati l'altro giorno 18.000 euro, mia madre stava così, 18.000 euro. Una busta paga di 18.000 euro. Io 2 anni in Latino America viaggiando ho speso 7.000 euro in 2 anni e ora arrivano 18.000 euro per un mese e mezzo. La tentazione di tenerseli e passare al gruppo misto è forte, eh? No, è la verità! È la verità! C'è la tentazione, perché l'essere umano è così, ma il controllo popolare che voi fate intorno a noi, il potere, la vostra partecipazione, anche il lavoro che fa la stampa, che fa bene ad avere, io non mi lamento di loro, basta che lo facciano, basta che abbiano lo stesso atteggiamento con tutti gli altri. Certo! Perché se hanno questo atteggiamento con noi, bravi, siete voi controllori, complimenti, applausi, ma lo dovete fare con tutti gli altri, con tutti gli altri. Perché la giustizia è questa, ma dovete dire agli altri che hanno, dovete dire a Berlusconi, dovete andare da Berlusconi a dire, Berlusconi, Caimano, vieni qua, ma tu hai detto che vuoi abolire il finanziamento pubblico ai partiti, lo fai sì o no? In quanto lo fai, perché non glielo dite? Perché ogni volta che andate a lui gli date il microfono e lasciate parlare? Perché non ce l'ho solo, ce l'ho con i giornalisti, come dire, dai, a me giustamente noi siamo qua in piazza, noi in piazza qua non ci viene, quindi quello è il problema grande, quindi la vostra attenzione è fondamentale. Il ruolo della stampa è fondamentale, a patto che abbiate lo stesso atteggiamento con tutti e non con 109 ragazze che sono appena entrate. Comunque di questi 18.000 euro che mi sono entrati, io come ho sempre detto in campagna elettorale terrò 5.000 euro lordi al mese, che per me, che non ho altre entrate, non ho immobili, sono 2.990 euro netti, l'abbiamo calcolati con il lavoro. Quindi 2.990 netti più 1.500 del mese, della metà di mese, sono circa 4.500. A questo delle spese che ho avuto di diaria e compagnia belli, ho speso circa per un mese e mezzo 390 euro. Quindi mi sono entrati 18.000 euro e restituisco allo Stato più di 13.000 euro. Questi sono i fatti! Questi sono i fatti! Quello però è questo mese e mezzo. Questo mese, questo è corretto. No, non è affatto scorretto, è la verità. No, perché tu non restituisci 13.000 euro, perché una invece parte sì, la devi perché dare questo per mese e mezzo non ho preso collaboratori. Ah, okay. Per cui questo mese e mezzo io restituisco 13.000 euro. Dal prossimo mese che ho assunto due collaboratori, Marco Mancini e Selena Caputo. Marco Mancini prenderà 1.000 euro e Selena Caputo 1.400 euro per la trasparenza. Questi soldi io non li restituisco perché li spendo per i collaboratori. Però l'informazione che io ho dato è per questo mese e mezzo. E non è scorretto dire quello, tu mi hai detto che ho detto le cose scorrette. Vabbè, i soldi dei collaboratori. Però già adesso hai detto, secondo me, sei un soldo. Ma io ho detto quanto restituisco adesso. Ho capito, però... Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Tortura! Calmi! Non è facile per lei, zitti, fateli fare le domande, sono legittime, a patto che le faccia a tutti gli altri. Non vi arrabbiate, faccia le domande. Per esempio invece rimborsi telefonici, 3.000 euro all'anno circa. Allora, per esempio io che sto in commissione esteri, magari spenderò di più di uno in commissione giustizia perché dovrò chiamare l'ambasciatore a Baghdad, esempio. Fatto sta che noi ci siamo fatti un bel contratto telefonico, si dovrebbero fare tutti i parlamentari, e io spendo il contratto telefonico, ho preso il deluxe, cioè quello del massimo lusso, mi danno pure l'iPhone, è il contratto migliore del mondo, tutte le chiamate gratis in Italia, in Europa, e messaggi illimitati, vi messaggerò tutte le notti, 38 euro al mese, fate 38 per 12, quanto fa? Meno di 500, perché devo tenermi 3.000 euro di telefono se ne spendo 500? 2.500 euro per la vita. Buon senso. Taxi, pure i taxi. Io non ho preso un taxi in questo mese e mezzo. Vengo in bicicletta e col motorino, quindi questi soldi li do allo Stato. E questi esempi positivi nostri. Poi ci sarà uno che dal Trentino viene, ha 3 figli e chiaramente si affitta una casa e non se la può neanche prendere a Civitavecchia. Se la deve prendere magari a Prati e quindi spende 1.800 euro con 3 stanze per i figli. E che questo è una persona non etica? Assolutamente no. Viene da lei, viene. No, è pure vero che nel vostro statuto però questa cosa dei rimborsi non è scritta. Non è scritta chiaramente, cioè quando voi avete firmato, no, e vi siete candidati, era scritto, noi rinunciamo.
riduciamo a metà dei 5.000 euro e mentre tutti e l'assegno viene mandato, lo dovete dire, perché saranno centinaia di migliaia di euro, lo dovete dire. Fini ha preso di assegno di fine mandato 300 milioni di euro e noi una legislatura sono 40.000 euro, magari sono 40.000 euro a testa, fai 40.000 euro per 163. Hai ragione, bene, pure 10.000 al mese. Dopo 30 anni, no, no, però comunque quando date l'informazione, datela giusta, cioè metà indennità più assegno di fine mandato. No, capito, però dico nel vostro statuto, però, voi avevate scritto che i 5.000 servono esempi, non regole. No? Mentre il resto, ecco perché dico si è creato anche, no, questa cosa. Un misunderstanding, non regole. No, adesso l'abbiamo chiarito. Perché? Perché tutto esempio. Il resto c'era scritto che i rimborsi spese invece erano, diciamo, vostri. Questo se si legge, io l'ho letto però, sulla però, un po'. Però c'è scritto. Allora, quindi l'hai letto da altri giornali? Cioè, nel senso, beh, oggi siamo qua a dirlo. Ci siamo, allora, noi ci siamo impegnati con la campagna elettorale, con tutti questi cittadini che ci conoscono personalmente, a fare determinate cose e queste facciamo. E gradiremmo che questo esempio virtuoso passasse in televisione. Allora, gli amici di Berlusconi! Una promessa che va a fare la stessa domanda a tutti quelli che hanno passato no, il parlato di riduzione dei costi della politica. No, no, però adesso abbiamo risposto compiutamente e una promessa che con la stessa insistenza vai a fare la stessa una domanda. Una bella insistenza. Perché voi avete diritto alla seconda, alla terza, alla quarta domanda. Tempo lo dedichi e noi qua ci stiamo a rispondere alla terza, alla quarta domanda. No, so se Gasparri alla seconda domanda non già sta via con quattro della scorta. E poi vai gestarci alla volta. Noi stiamo qua in mezzo alla gente, vieni tu, rispondiamo 20 minuti. Tu giustamente incalzi perché è il tuo lavoro e va rispettato. Il lavoro va rispettato. Giornalisti. Ma ci sono argomenti più importanti. Ci sono però una bella puntata sull'MPS quando ce la fa Flora. Ecco, bravo.